Sor Luisa, la voglia se siamo pronti. Allora, allora, oggi è il compleanno, il suo compleanno. Sì. Quindi sono, possiamo dirlo, dai, anche perché fa piacere, perché poi dovremmo fare un po' il percorso, l'itinerario eh. storico di questo eh. percorso. Io l'ho fatto in parrocchia. Allora? In parrocchio ho detto, io ve a vent'anni sono partita, non vo volevo partire a diciotto, ma c'è stato un fratello mio che diceva: No, tu non parti, tu non parti. E io sono rimasta. A vent'anni dico: Ora basta, comando io. E sono partita. Sono andata in seminario. Sono... Che bello. Gesù mi ha seguita e mi ha voluto bene per davvero. Dopo che sono uscita dal seminario è venuta mia madre quando ho preso l'abito mia madre, mio papà e mio fratello grande quando mi hanno vista vestita con la cornetta sai? Cioè, allora era, era bianca <ride> con la cornetta dice mamma come sei che mi piace che sei bella dove ti hanno destinata? a Gallipoli la prima tappa è stata a Gallipoli, a Gallipoli. Quindi. quindi mia mamma tornava da Napoli no, a Gallipoli provincia di Lecce mio fratello allora il superiore dice partite insieme Ve ne insieme? E ce ne siamo andate insieme, contenta mia mamma che sta bene. E sono stata tre anni e mezzo a Gallipoli con i bambini della scuola materna. Poi... Da Gallipoli? Mi hanno mandato a Naro. A Naro? Eh, qui, ah. Già in Sicilia allora. 15 anni. Però. E mia mamma dice, mamma ora te ne vai a passare l'umare, che ti viene a trovare a passare l'umare. Eh, sì, aveva ragione, aveva ragione, perché si passava il mare dalla Puglia. Da, eh, eh. Da, dal paese suo Solise qual è il paese suo? Spongano, provincia di Lecce quindi da Spongano si passava al mare eh. e quindi Naro. Naro 15 anni a Naro con le ragazze interne però mi hanno voluto bene questa cioè, volta dipende anche da noi sicuramente, farsi voler bene dipende, dipende, dipende da noi eh. e poi dopo da Naro mi hanno portato ad Aragona che mancava la suora per la guida e siccome io guidavo avevi già la patente <ride> Hai visto? Io avevo già la patente eh, Danaro, Danaro, siamo a Aragona, 38 anni ad Aragona. Quindi 40. oggi festeggiamo 80 anni di età, possiamo dirlo, sai? Portati benissimo, sì. belli E eh, quanti anni di eh, vocazione? 60 Cess Mamma mia, oh, 60 <ride> Perché giusto, a Bindanna, a Gallipoli, eh, i 60 e 20 fanno 80 60 Benissimo, e quindi stasera festeggiamo 80 anni di età e 60 anni di De vocazione. C'era una canzone bella. che noi cantavamo spesso quando facevamo le feste. Eh. C'è chi bussa in paradiso: com'era questa cosa qua? Eh, Buoni, eh, cattivi. Com'era questa eh. cosa com era? Cos Cosa accade in paradiso per i viali e per i giardini? Ci sono tanti tipi strani, facce torve e malandrini. come la mia: come la mia. Come la mia. il Signore chiama Pietro. Come mai qui in mezzo ai santi sono entrati facilmente queste facce di briganti? Benissimo. Non so nulla, dice Pietro, ogni sabato Maria viene qui, prende il mio posto e mi lascia andare via. Giunge il sabato seguente e San Pietro alla Madonna cede il posto ma si nasconde proprio dietro. Una colonna, non appena resta sola, la Madonna fa un sorriso, corre ed apre il gran portone che introduce in paradiso. E la Madonna che La e mamma so. vera. Peccatori! Peccatori! Comunque dite dire? Certo. Figli miei, dite ancora l'Ave Maria? Quel qualcuno carcerato dice sì, 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 in carcere sempre dico l'Ave Maria. Poi entrate facilmente, che San Pietro è andato via. E quindi la Madonna che apre la porta, c'è speranza porta. per ognuno di noi, c'è speranza, allora. speranza anche per me. Allora, c'è speranza anche per me. Sor Luisa, e uno, sì, voglio dire, ha voglia. Allora, Sor Luisa, quindi 80 anni, stasera è una bella, una, è, una, è una bella occasione, dai, è un compleanno particolare. E un ce n'erano. Niente meno che l'ho cresciuta io sono sposata con bambini. E beh ci credo, noi ci conosciamo da 38 anni. Dillo. No, e vero. 38 anni sono tanti. Vero, vero. Avevamo bambini con i quali facevamo la festa che magari ne avevano 10. Dillo. 38 e 10 fanno 48. 48. Quindi 48 sono la bellezza di cinquantenni. anni. Vero, e quindi vero. voglio vero. dire eh, sì, bambini sì. che ormai, tanti ragazzi e quante mamma, ragazze. Ma vero. Mamma Luisa, vero. noi vogliamo ringraziarla. Eh, è un ringraziamento che facciamo assieme, prima parlavamo della Madonna e siamo devoti tantissimo alla Madonna. e Voi siete un ordine mariano, di Saint Vincent de Paul, Santa Luisa Mariac e Santa Caterina Labouret. Laboure, ha, ha parlato con la Madonna. che Ha parlato con la Madonna, la, Dubac, la medaglia. Per la medaglia. Chi la porterà appesa al collo riceverà grandi grazie. Le grazie saranno abbondanti per quelli che la porteranno con devozione e la baciano mattina e sera. Con fiducia. E tu non ce l'hai, a menuto, ecco qua. Io non ce l'avevi ecco qua. Io non ce vero? Vedi? Guarda, poi te la eh? Sì, no, ah. ce l'ha Simone ce l'ha. Ce l'ha? Simone adesso gliela diamo. Il nostro regista Simone Costanza, Sor Luisa. Adesso noi ci portiamo, andiamo di sopra perché andremo a festeggiare. È stato bello. Intanto l'abbiamo vista lavorare questo il chiacchierino, questo. Si, sì, chiacchierino. E in pratica, che cosa sta preparando? Eh, abbiamo preparato già per un sacerdote che di, Aragona, che di Aragona che ha preso la, la Santa Messa combo, cioè abbiamo, sì, abbiamo fatto un manutergio, un, un purificatoio, un corporale e una palla. E sono vincente l'attacca. Che sono il, come l'abbigliamento del prete, no? Del prete, bravo, sì. Per, per le varie situazioni. Sì, sì. Ora stiamo facendo per far ruggia. Sì. Che il 25 deve prendere altri ordini, non lo so, e quindi un, un, prossimo, un prossimo prete? Sì, sì, e, e, e questa cosa così, allora? Qual qualche centino che poi te ne faccio uno a te. Grazie. Ma io non sono prete, però <ride> quindi. Qualche centino ti do, non ti do il purificatore, ma lo corporale. Unica no? magari mi fa l'abbigliamento del prete, immagino questa faccia io, sorriso. Abbiamo scherzato. Grazie, sorriso, per tutto quello che ha fatto per noi in tutti questi anni ad Aragona. Grazie da parte dei tanti ragazzi e le ragazze che adesso sono diventate grandi, mamme di famiglia e che sa che non ci sia anche qualche nonna giovanissima tra di loro, grazie per quello che ancora farà e che fa per le persone che hanno bisogno di Aragona, per i giovani che lei vedono un punto di riferimento, dei ricordi della nostra fanciullezza, della nostra gioventù e della nostra eh, come dire, di questo nostro momento, del nostra eh, del viver quotidiano, perché Sor Luisa fa parte del nostro vissuto, del nostro passato, del nostro presente e noi ci auguriamo del nostro futuro per ancora tantissimo tempo, tanto da poter festeggiare assieme tanti compleanni. Ora sopra ci aspettano le persone per farle festa Sor Luisa, <ride> Pauri, grazie. <ride> grazie a lei. Guarda, ti devo dire una cosa, eh, che l'altro giorno c'era un signore seduto in macchina ma non ti dico il nome però eh? mm. mi vede a me e fa e sor Luisa aspetta che ti devo dare una cosa perché so che tu fai tanta carità a persone che veramente hanno bisogno piglia 20 euro e me le dà hai visto? Ben mamma benvenza. perché sor Luisa non è nuova, Beh, non è nuova a queste cose sor Luisa lo fa da sempre e le persone non lo sanno e fanno quando si fa un gesto così Facciamo un regalo a noi stessi, perché quando noi crediamo di fare la carità ad un altro, in quel momento la carità la stiamo facendo a noi stessi. Tanti auguri a Sor Luisa per i suoi 80 anni. Grazie da Telenova, da Televideo Aragona, da Simone Costanza alla Legia e da Nino Severoli che le vuole sempre tanto bene. Grazie, grazie.